Uno dei commenti sui social che mi ha colpito di più è: stamani sono uscito di casa, ho visto questa splendida donna sorridente e la mia giornata è cominciata bene. Dalle donne sorridenti di Maria Mulas nel quartiere di Saione ad una giornata benessere per le ospiti della Casa Pia, fino ad arrivare ad un convegno in collaborazione con la Fondazione Veronesi per prendersi cura di sé anche nel momento della malattia. Queste le sfumature della tre giorni organizzata da Terziario Donna di Confcommercio per dare una risposta concreta alla lotta contro la violenza sulle donne. Queste 10 donne sorridenti che illuminano Saione sono anche la nostra offerta al 22 novembre alla Giornata Nazionale della Violenza contro le Donne. Sono 10 donne non bellone, con i canoni classici dell'attualità, di una certa età, ma che sorridono e illuminano Saione. Sì, la fotografia aiuta tantissimo, non magari mostrando le donne, ma in altri modi. Però il ruolo della fotografia deve fare in modo che migliori il mondo. Ha scelto lei il colore? Sì, l'ho scelto io il colore, perché c'era più scuro e più chiaro, e mi piaceva più questo nel mezzo. Farle sentire per una mattinata curate, belle, è stato per loro una gioia. E anche la cura fisica è comunque uno stimolo psicologico per sentirsi vive, sentirsi sempre belle, senza età. Ecco, allora perché è importante per una donna prendersi cura di sé sotto tutti i punti di vista? È importante, prima cosa, per un proprio decoro personale, per una propria autostima, ma sicuramente perché curarsi e avere cura di se stesse poi porta dei grandi benefici proprio a livello organico. Ci sono un'infinità di ricerche che testimoniano l'efficacia della cura estetica, perché si liberano tantissime sostanze con il tocco, con la vista, con i profumi, e è fondamentale.